My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Inizia subito questo match fra Cantera e Beer Garden. Abbiamo subito Giuliano che prova il destro dalla distanza. Una parata. Per gol di Torino Santos. Casa Grande con il destro, palla fuori. Andiamo sopra se si mette un altro gol come quello della settimana scorsa. Solo incrocio dei pali per lui. Non ha mai saputo tirare sta merda. Non mi c'è imparato. Cioè. Quell'altro calcio. Da calcio d'angolo, il gol di Luca Giuliano. Il vantaggio dei Beer Garden. 1-0. La rete di Luca Giuliano che incrocia con il destro. Il prestito di Russo. Vantaggio Beer Garden. Ancora Romeo, carica il mancino Romeo! La solita pennellata. E c'è anche l'anatra, puntuale come al solito. Palla Candice. No. Ah, so che fai. Soprano stacca Vincenzo, incredibile! Palla in verticale Giuliano. Oh, che tiro! Nonno Soprano. Giovanni che fa. Si riscommento io. Vai, parte Giuliano con la sua pantofola d'oro. Ma Giuliano è CC. Non spieghiamo dove l'ha comprata. Attenzione. Parte Giuliano! Non va. Tiro! Il più facile dei tapin fallito da Min. Giuliano! La parata di Capuano. È tutta colpa di Deo quando viene a giocare. Tu cambierai quando qualcuno ti farà una mazziata come fatte bene però. Min! Il gol e finisce qui. Il primo tempo. Faccio comunque già. Non fa niente, non farlo più con l'imbroglio. Non ho capito. Daria. Nota come? Danchi. No, le 18:30. Non inizia le 6:30. Il destro, il palo clamoroso. La parata di Vincenzi. Casa Grande, cosa sbaglia? La parata, il palo. Inizia le 6:30, adesso il Napoli. Il Napoli. Ah, fatti caso tutti, Nico. Attenzione all'1-2, palla per Casagrande, potrebbe girarsi, la rovesciata, incredibile, la diversione! Calcio d'angolo, Vincenzi ci aveva messo la mano, se ne va il numero di Casagrande, Romeo con Mancino, Vincenzi, poi Deo, la solita acrobazia di Deo, la palla che termina fuori. E questo fa un gol in rovesciata giornata, fanne uno pure oggi, Fabio. Santoprano, ah! Fa Reale, e il contropiede, non è vero, falso. Soprano, carica il destro sulla linea, Giuliano, fa Reale, la parata. Incredibile. Vediamo Fabri Romeo. Ancora Romeo, la palla la gira per... Il destro, clamoroso questo gol. E lo assegniamo a Capuano, un autogol questo. È in Serie A questo autogol sempre. Perché palo, schiena, gol. Quindi il strategico costa, no? Come caratteristica lo ricordi anche. Che parata! Cioè, parata alla fine, colpo di stomaco. Dicevo, se tu fossi... Attenzione! Menna, Menna, salta il portiere, non ci credo, Capuano! Avresti scelto. Clamoroso, calcio di rigore! Calcio di rigore! È giallo per Giuliano. Sarà calcio di rigore? Chi se ne incarica? Entriamo con la nostra Spider-Cam. La prendo in bocca, ma va in porta. Fuori. Casagrande. Con il destro! Con l'esterno, Casagrande. Segna il gol del 3-2, match che si riapre. Casagrande. Giuliano con il destro. La medaglia la consegno io. Giuliano in contropiede, Giuliano contro Capuano.
Spagna Giuliano, finisce il match, la vittoria dei Beer Garden. Andiamo da Vincenzi, lo incorona Nicola Varriale. Nicola, dai la medaglia al portiere, Nick. Vuoi giocare più contro di me, per favore? C'è anche la finale. Se ti sei il portiere ci sto. Ed eccoci qui con Vincenzi, il migliore in campo di questo match, vinto dai ragazzi dei Beer Garden. Parla tu, dici quello che pensi di questo match. Siamo stati inizialmente un po' spreconi, perché potevamo finirla molto prima, invece abbiamo finito all'ultimo secondo proprio, col gol di Luca. Poi con un pizzico di fortuna, perché il portiere loro ha fatto praticamente un autogol, però è andata bene alla fine. Quindi... Senti, dove può arrivare su Beer Garden in questo torneo? Siamo arrivati in Champions, insomma, non mi sono ancora informato di altre squadre, però dovremmo essere tra i primi cinque. Quindi si punta sempre al massimo. Sì, sì. Allora, in bocca al lupo a Vincenzi e ai suoi Beer Garden. Ciao!